Domenico Pasetti qualche istante fa ha ricevuto un premio importante, il Can Grand qui al Vinitaly, è accompagnato l'assessore regionale alle politiche agricole Dino Pepe, un riconoscimento straordinario per l'impegno riservato a favore dell'attività vitivinicola abruzzese. Ma sicuramente è un premio che mi gratifica, è un onore ricevere questo premio. Ringrazio l'assessore Dino Pepe, l'amico Dino Pepe, che ha voluto indirizzare nei confronti della mia azienda, non mia, questo riconoscimento, perché ritengo che l'azienda debba essere premiata. Io sono semplicemente un anello di congiunzione tra quella che è la storia, quindi di mio padre e di mio nonno, e quello che è il futuro della mia azienda, della mia famiglia, che sono i miei figli, che sono già impegnati nell'attività vitivinicola, che è l'attività e il cuore pulsante, il motivo che rende insieme, mantiene ancora insieme la mia famiglia. Io mi auguro che questa filosofia possa essere anche condivisa in futuro con le nuove generazioni. È un riconoscimento molto molto gradito, i sacrifici nel lavoro in campagna sono tanti, ma i sacrifici non stanno soltanto nel lavoro di campagna, ma nelle scelte che un imprenditore oggi deve fare. Il settore vitivinicolo è un settore che deve sempre innovarsi, cercando di mantenere ben saldi i piedi in quella che è la tradizione. Ecco, questa è un po' la filosofia che ha guidato la famiglia Pasetti in questa attività vitivinicola, nel conservare la tradizione guardando sempre a quell'innovazione che è anche la ricerca del passato. Noi abbiamo abbandonato l'area principale di produzione dei miei avi, che era quella di Francavilla, per spostare la produzione nell'area montana. Siamo oggi nell'area Gran Sasso Parco Nazionale, lì produciamo, stiamo preparando anche la realizzazione della nuova cantina. Questo ha dato una svolta alla cultura enologica della mia famiglia, ha dato anche una svolta a quello che è il riconoscimento del mercato verso i nostri prodotti. Questo ci premia perché, ecco, come dicevo, fare le scelte forse è la cosa più delicata, più importante che ci può essere in un'attività imprenditoriale. Le scelte sono sempre azzardate perché non le si conosce, i risultati delle scelte non si conoscono a priori, ma si riconoscono soltanto dopo tanti sacrifici. A noi ci è andata bene, ci sta andando bene, e questo è un ulteriore stimolo affinché possiamo continuare in questa strada intrapresa. Grazie. Assessore Pepe, un riconoscimento importante per una famiglia che ha dato e continua a dare tanto al settore vitivinicolo abruzzese. Un riconoscimento meritatissimo dalla famiglia Pasetti, guidata con estrema intelligenza da parte di Mimmo Pasetti e Laura Pasetti, che tanto si sono impegnati in questi anni per costruire un'azienda importante, che ha fatto scelte importanti, ma scelte assolutamente lungimiranti ed intelligenti. Hanno investito molto nelle aree interne. Da questo punto di vista, come assessore all'agricoltura di una regione particolare, li ringrazio per aver scelto le aree interne, quindi le aree meno potenzialmente sviluppate da questo punto di vista. Hanno fatto una scelta importante e per questo sono stati premiati anche dal mercato. Io ringrazio lui e tutti gli imprenditori abruzzesi che in questo Vinitaly stanno facendo davvero grande la nostra regione.